Eccoci qua, benvenuti sul mio canale. In questo video voglio mostrarvi tutta la fase di progettazione di un tatuaggio. Mi è stato commissionato il tatuaggio di un astronauta che, fluttuando nello spazio, cerca di acchiappare delle banconote, quindi è una cosa abbastanza divertente, diciamo. Allora, mi rifaccio una reference di un astronauta soltanto per vedere più o meno come è fatta la tuta. Ok, questa può andare, anche se in realtà preferisco dargli un impatto stilistico un pochettino vintage, diciamo. Voglio evitare di fare un astronauta così tecnologico, così moderno. Preferisco qualcosa di un po' più retro, un astronauta un po' anni 50, magari con una tuta un pochettino più magra, meno gonfiata. Prendo l'iPad. Allora, io per le pose utilizzo ArtPose su iPad. È un'app molto pratica per mettere l'omino nella posizione, in ogni posizione che vogliamo, perché ha delle posizioni standard già preimpostate sulle quali poi noi possiamo andare a lavorare, come per esempio questa. Allora, guardiamola un po' più da sotto. Questa è una posizione un po' troppo alla Superman, noi adesso la modifichiamo come serve a noi. Allora, tiriamo giù questo braccio, allarghiamo un po' quest'altro, apriamo la mano come se volesse acchiappare i soldi. Ok, una roba del genere. Questa gliela apriamo. Ok, più rilassata. Bisogna prenderci un po' la mano con queste articolazioni, perché non è molto intuitivo la direzione. Ecco, infatti non riesco più a raddrizzare sta mano. Ce la posso fare, vediamo. Ok. Ah, forse ho capito. Vabbè, basta giocarci un po' e si capisce cosa bisogna fare. Che venga verso di noi, lo volevo fare. Eccolo qua che viene verso di noi. Così, perfetto, andata. Via, foto. Ok, invia. Ok. Ecco qui il mio omino nella posizione e nella prospettiva che voglio. Sarà molto difficile dare il senso di profondità della posizione, nel senso tirare in primo piano questa parte, quindi verso di noi, e lasciare arretrata questa, quindi dare l'effetto che sia la parte alta dell'astronauta inclinata verso l'osservatore, quindi più vicina. Vediamo, prendo anche questo. Ok, come prima cosa vado a riprodurre. Allora, evito ovviamente di mettere nel layer sottostante questa posa e disegnarci sopra, perché è il miglior modo è il miglior vizio che si può avere per non progredire e non migliorare mai con il disegno. Una cosa che cerco sempre di rispettare è proprio questa regoletta di non ricalcare mai i soggetti che devo andare a interpretare. Quindi, piuttosto reinterpreto sul foglio bianco esattamente la posa, non esattamente, ma la posa che ho a disposizione, magari semplificandola o mantenendo ciò che interessa a me, che in questo caso è sostanzialmente le linee di movimento e i volumi principali che poi andrò a proprio a vestire con la tuta d'astronauta. Qui faremo il nostro bello stivaletto. Credo che il senso di prospettiva, cioè di vicinanza della parte alta dell'astronauta ci sia già, credo. Dopo faremo tutte le verifiche che servono. Accendiamo un pezzo di manina. Esageriamo pure con le dita, perché tanto dovrà avere dei guanti piuttosto grandi, per cui... Poi qua faremo la nostra bella banconota che è riuscito a prendere. Ok, la base c'è. Adesso cerchiamo di essere un pochettino più precisi con le forme prima di andare a disegnare sopra la tuta dell'astronauta. Allora,
Come dicevo prima, volevo fare un astronauta un pochetto vintage, quindi con una tuta non troppo larga, per un po' attillatina. Ovviamente, vabbè, io sto disegnando pettorali e addominali, eccetera, ma solo per rendermi conto io delle forme, dei volumi che, considerando la prospettiva, devo andare a rispettare. Non è facile questa cosa, ma sapere che fosse stato così complicato, ne avrei scelta una più semplice, anzi no, mi piace dovermi impegnare. Utilizzerò una sorta di escamotage decorativo per aumentare ancora di più l'effetto della prospettiva, forse. Non sono ancora sicuro, ma ci arriviamo. Questa mano è più piccola, inevitabilmente più piccola di quell'altra, proprio per il discorso della prospettiva. Li piego un po' le dita, ok. Vabbè, lavoriamoci dopo, ok. Questo pollice glielo chiudo un po' di più, perché deve sembrare che abbia afferrato la banconota. Ok, proviamo a dare una specchiata. Perfetto, sì. L'idea della prospettiva c'è. C'è ancora qualcosa che non mi convince nelle gambe sotto. Io, quando sono in difficoltà con le prospettive, traccio queste linee di analisi delle direzioni. No, ma è crashato, davvero è crashato tutto? Ah, no. Salviamo magari, eh? Ok, meglio, perfetto. Ora andiamo a vestirlo sempre in modo semplificato dalla nostra tuta d'astronauta, iniziando dal casco. Il casco ovviamente ci scombussola un po' la zona della testa. Purtroppo dobbiamo privarci dell'attaccatura tra la testa e le spalle, del collo e di tutto il discorso delle clavicole, che di solito sono degli elementi che aggiungono molto valore, molto, se fatti bene, molta credibilità al disegno. Ecco qua. Facciamo uscire un bel tubicino per respirare, lo faccio passare da qui giusto per spezzare un po' il corpo. Anzi no, potremmo fargli fare un percorso un po' più esagerato. Certo, una bellissima idea, ci rifacciamo a questo tubo proprio per aumentare il discorso della prospettiva, perché essendo distante si rimpicciolisce molto. Ecco, pur di acchiappare i soldi si ingarbuglia quasi nel suo tubo dell'ossigeno. Mi piace come visione, dai. Ok, quindi poi queste piegature della tuta ci aiutano tantissimo, ma proprio tantissimo, ad enfatizzare ancora di più la prospettiva, perché io le curvo in questo modo, ecco qua, proprio seguendo la direzione del singolo oggetto. Ok, avevamo specchiato noi, vero? Sì. Ecco qua. L'effetto prospettiva non si sta perdendo, questa è la cosa più importante. Facciamogli un bel cinturone, qualcosa di figo attaccato, e ok, e anche qui lavoriamo sulle pieghe della tuta, un bello stivaletto. Poi ovviamente, dovendo fare un tatuaggio, semplifichiamo tutto.
cerchiamo di trarre l'essenziale di tutto quello che stiamo facendo, che è poi la parte più difficile. Ecco, anche in questo caso si può notare come queste linee mi aiutano a definire la prospettiva. Qua facciamo un bello stivaletto. Sistemiamo bene tutte le falangette. Facciamo un bel mazzo di bel mazzetto di banconote, perché altrimenti non si spiega come mai le dita sarebbero così aperte. Ok, questo è lo spessore delle banconote, perfetto. Ha preso una bella acchiappata, una bella mazzetta. Magari faremo due o tre banconote che se ne vanno. Una banconota qua. È molto pasticciato adesso il lavoro, però prometto che lo faremo diventare tutto più leggibile. Allora, ci siamo. Direi che la composizione è fatta. Delle monete magari? In giro? Sì, dai. Dai, facciamo che ci piazzo. Piazziamoci dei bitcoin qua e là. Qualche monetina. Ah, non abbiamo fatto lo zaino, quello del con dentro tutte. Vabbè, facciamo una roba semplice qua dietro. In realtà l'astronauta non ha il tubo infilato in bocca così, non è un sub, quindi facciamo che... Sì, no, dai, non è un sub. Che cazzo. Facciamo che gli faccio una... qualcosa qui che si attacca alla parte del collo. Così. Va bene. No, sembra veramente un palombaro. No, assolutamente. Via il tubo da qui e facciamolo arrivare da qualche altra parte. No, assolutamente. Un astronauta non è un sub, porca puttana. Così, via. Passa qua dietro il tubo. Eliminiamo questi bitcoin. E andiamo a farlo attaccare nello zaino, ok. Boh, adesso è tornato un astronauta. Va bene. Prima di passare alla fase successiva, voglio definire subito i contrasti. Sembrerà strano, ma io già in questa fase voglio subito andare a valutare quelle che saranno le zone più scure. Quindi i guanti, gli stivaletti, il tubo lo facciamo scuro e ovviamente tutta questa parte che riflette lo spazio. Vedremo dopo come creare qualche riflesso. Quindi banconota, una banconota, due banconote, tre banconote, quattro. Questa sembra più una lattina, ok. Ok, solo questa. Anzi, questa qua. Ok. Quindi abbassiamo un po' il tutto e andiamo a lavorare adesso con la matita un pochettino più sottile. Allora, partiamo dalla parte più vicina a noi e cerchiamo di semplificare al meglio quello che stiamo facendo. Allora, non stavo registrando fino a qua, mi sono accorto. Pazienza, stavo solo dicendo che molto probabilmente interpreterò la tuta dell'astronauta soltanto con delle linee, giocando solo con la differenza tra le linee più spesse e queste linee che danno prospettiva e morbidezza alla tuta, tralasciando completamente le sfumature. Qua il tubo l'abbiamo cancellato. Hanno deciso di non ficcarglielo in bocca, ma farglielo girare intorno. Vediamo, aspetta, sarebbe qua il tubo, esatto.
mi aiuto con delle curve longitudinali del tubo per dare il senso di volume. C'è una bella banconota. Ok, qua ci inventiamo qualche aggeggio tecnologico. Qua è importante tenere a mente la prospettiva, perché in realtà noi stiamo guardando, per esempio, questa cintura che sto disegnando la stiamo guardando da sopra, quindi questa zona deve vedersi. Qua abbiamo cannato completamente questo discorso, infatti sistemiamo meglio. Ok, direi che ce la stiamo facendo pian pianino. Andiamo a riprendere il guanto qua. Sì, mi piace. Mi piace molto. Questo zaino non è tanto in prospettiva. Qua cosa gli facciamo? Possiamo fargli un altro pezzo che va sopra. Ok, casco. Ma è troppo grande il casco? È troppo grande il casco. O ci piace? Sì. Meglio così. Sì, assolutamente. Ok, allora. Facciamo meglio il casco. Beh, direi che qualcosina sta uscendo. Proseguiamo. Lo facciamo il bitcoin qua. Ecco fatto. Prima di proseguire con qualsiasi altra cosa, mando il disegno al cliente, vediamo se ci ho preso. Bene, a questo punto non resta che dettagliarlo, e lo faccio direttamente sviluppando lo stencil, quindi. Allora, ovviamente mi baso sulla differenza fra gli spessori di linea. Come dicevo, cercherò di rendere il tutto più leggibile possibile proprio basandomi sulle linee. Cercherò di rendere il disegno più completo possibile senza l'utilizzo delle sfumature. Magari poi durante l'esecuzione del tatuaggio mi farò trasportare, mi verrà voglia di aggiungere qualche sfumatura, però di base vorrei provare a raggiungere un ottimo risultato soltanto con le linee e al massimo con un po' con qualche campitura tutta nera. Ok. Fammi vedere. Sì, dai, ci sta. Grazie. Io lo facevo più bello, però. Sì.
Ok, lo stencil dettagliato è fatto, adesso il difficile ovviamente sarà inserire le decorazioni all'interno delle banconote, semplificandole ma ovviamente facendo in modo che non siano un pasticcio e che insomma si capisca che siano banconote. Allora, potremmo ovviamente fare i dollari. Semplificherei la banconota tenendo, vabbè, un bordo, quattro elementi se ci stanno, magari sintetizzati in quattro rettangoli, un ovale centrale e due cerchi qua. Dovrebbe essere la strada migliore, allora proviamo. Lo faccio direttamente da qui. Ecco, potremmo fare quattro angoli così. Il nostro ovale. Direi che funziona. Perfetto. Sì. Ottimo. Ottimo. Facciamo il Bitcoin, che ovviamente le monete di Bitcoin non esistono, ma noi facciamo finta di sì. Bene, benissimo direi, piace molto, mi piace molto, mi piace assai. Bene, direi che il progetto per il tatuaggio è completo. Questo video può terminare qua, vi ringrazio, spero vi sia stato utile. Nel caso mettete un like, commentate se avete delle domande o dei suggerimenti, condividete, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella per non perdervi nessuno dei nuovi video che arriveranno, ne arriverà più o meno una settimana. Date un'occhiata al link in descrizione per avere informazioni sui miei videocorsi. Vi ringrazio ancora e ci vediamo al prossimo video.